Ciao a tutti dal vostro Marco Follese. Vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio di Miami, quinta prova del Mondiale di Formula 1. Secondo posto per Charles Leclerc, terzo posto per Carlos Sainz. Diciamo, è stata una vittoria meritata di Verstappen, che è partito in terza posizione. Alla partenza ha bruciato Sainz, si è portato in seconda posizione. E poi dopo 9 giri ha sorpassato Leclerc ed è andato imprendibile, anche se alla fine c'è stato un colpo di scena con l'entrata del safety car che poteva costargli la vittoria. Ma andiamo per gradi, Leclerc è partito bene in prima posizione, solo che verso l'ottavo giro è iniziato in modo anomalo e molto strano il degrado delle gomme medie. Avevano tutti le gomme medie, tranne Russell, partito in 14ª posizione, che aveva le gomme dure. Ed è strano questo degrado, è stato l'unico a soffrirne. E non si sa perché, adesso devono controllare in casa Ferrari e sta di fatto che stavano girando alla pari, stessi tempi. Uno un giro guadagnava un decimo, l'altro giro glielo riprendeva e Verstappen si è avvicinato in rettilineo col DRS e l'ha lasciato proprio di brutto. Poi c'è stato scusate, c'è stato il cambio gomme e sia Ferrari che Red Bull hanno montato gomme bianche, sarebbero le gomme dure, e là la Ferrari ha retto. Leclerc aveva gli stessi tempi di Verstappen, faceva una gara a chi faceva il giro più veloce, prima uno, poi l'altro, poi uno, poi l'altro. E è stato così per un bel po' di giri, per circa una ventina. Però il divario era tanto, era di circa 7 secondi ed non li potevi recuperare. Ad un certo punto è entrato la safety car per un incidente di Norris. E si sono tutti attaccati alla ripartenza. Charles ci ha provato in zona DRS, ma questa Red Bull in rettilineo per ora imprendibile. Va 10 km, 20 km più veloce in rettilineo. La Ferrari è fortissima nelle curve, nello stretto, nelle curve veloci, ma in rettilineo la Red Bull è imprendibile. La cosa che fa sperare, visto che avevano gli stessi tempi, la Ferrari ha perso soprattutto con le gomme gialle, e c'è da capire perché. Adesso in casa Ferrari lo studieranno. C'è da sperare che la Red Bull già a Imola ha portato gli sviluppi della macchina e gli aggiornamenti e ha già speso soldi. C'è il budget cap, cioè possono spendere, se non sbaglio, 140-160 milioni al massimo, mentre la Ferrari non ha ancora portato niente. E il team manager, team principal Binotto, ha detto che arriverà il pacchetto di sviluppi serio in Spagna al prossimo Gran Premio. Gran Premio pro Ferrari, perché è pieno di curve, è solo un rettilineo. E c'è da ben sperare, perché sei vicino, ha quasi attaccato alla Red Bull, che ha già portato gli sviluppi, tu ne hai ancora portati, è una cosa buona. Ci sono molte, molte speranze. Già a Imola, loro, infatti, da loro da Imola sono una bomba, la Red Bull. Però è attaccata, al massimo guadagna un decimo a giro. E adesso vediamo con gli sviluppi della Ferrari, gli sviluppi aerodinamici soprattutto, del fondo, dell'ala anteriore e posteriore, del motore. Adesso vediamo e ci divertiremo. Sarà un mondiale molto molto bello e ci sono molte molte buone probabilità che Leclerc vinca il titolo. Poi non si sa, vabbè, però possiamo dire che fino adesso è un mondiale entusiasmante. Delusione sono le Mercedes, si prendevano un secondo a giro ieri e per l'ennesima volta Russell ha sorpassato Hamilton. Hamilton con questa macchina proprio non si trova. È stato abituato bene, che ha avuto per 8-9 anni una macchina, un'astronave, e quest'anno l'hanno proprio sbagliata. Recuperare ce ne vorrà, recuperare un secondo. Non, questa stagione impossibile, ma anche le altre. Vi ricordate quanto ci hanno messo
La Ferrari quando ci aveva messo a recuperare con alla Mercedes quel secondo che perdeva, è difficile. C'era stato che aveva recuperato, ma poi aveva sviluppato la macchina Mercedes, boom, di nuovo, perdevi. E anche la Red Bull è stata anni senza vincere fino all'anno scorso. E sarà un bel mondiale. Certo, noi tifiamo Ferrari, speriamo in bene che vinca il mondiale, sia costruttori che pilota con Charles, che ha 19 punti di vantaggio, sarà ancora lunga. Prossimo appuntamento c'è tra 2 settimane in Spagna, Gran Premio in Spagna, e poi subito la settimana dopo Monte Carlo, due piste secondo me favorevoli alla Ferrari, però c'è sempre la Red Bull, sono molto bravi. Con questo vi saluto, vi aspetto alla prossima gara di Formula 1, un ciao dal vostro Marco.